Eccoci di nuovo insieme, buonasera a tutti da parte di Antonio Milano, ancora una volta per M91 Crotone il Taccuino. Siamo a commentarvi il match di andata, il post del match di andata relativo ai quarti di finale, secondo turno, fase nazionale dei playoff di Serie C, che ha visto protagonisti Alpino Zaccheria, Foggia e Crotone. Partita d'andata vinta dal Foggia per 1-0. Foggia che si aggiudica il match. È un match praticamente un po' amaro, perché nella fase del primo tempo il Crotone è stato pericolosissimo in più occasioni, poi si è lasciato un po' andare, e a questo punto ha dato campo libero al Foggia. Nella fase finale della partita si sono un po' scaldati gli animi, c'è stata un po' di bagarre, soprattutto durante i minuti di recupero, che hanno allungato il recupero stesso previsto per 5 minuti e poi durato con ulteriori 2 minuti e mezzo. E logicamente questo ha dato modo al Foggia di festeggiare questo primo appuntamento, che ha visto le seguenti partite. In questo momento sono finite tutte. All'Adriatico di Pescara, la partita tra Pescara e Virtus Entella è terminata 2-1. Nel primo tempo, al 7° minuto, era andato in vantaggio la Virtus Entella, che poi si è vista in 10 uomini la squadra di Zeman pareggiare le sorti al 65° e al 74° andare in vantaggio. Al 65° la rete di Merola, al 74° di Aloi. Allo stadio di Vicenza, la Nerossi Vicenza Cesena 0-0. Allo stadio di Lecco, Lecco 0, Pordenone 1. La rete di Burrai su calcio di rigore. Allo stadio Pino Zaccheria di Foggia, Foggia 1, Crotone 0. La rete di Peralta al 65°. Primo degli appuntamenti del Crotone per questa fase nazionale secondo turno, match di andata vinto dal Foggia, il Crotone si potrà rifare allo stadio Ezio Scida mercoledì sera alle 20:30. Una partita che ha visto più Crotone che Foggia, un Foggia più incisivo nei primi 20 minuti del secondo tempo, poi un Crotone che è andato all'affondo ma non è riuscito a concretizzare dopo la rete del Foggia. La prima chance la si vede al primo minuto con i pugliesi, che con Beretta all'interno dell'area di rigore calcia di sinistro ma non inquadra lo specchio della porta. Gli squali di Lamberto Zauli rispondono subito con una ripartenza di Jacopo Petriccione per Guido Gomez, che non riesce a servire Chirico, che si era innescato sulla destra. Poi Gomez viene atterrato in area di rigore, l'arbitro lascia ugualmente proseguire. Pitagorici vicinissimi al vantaggio con il colpo di testa di Cuomo sul corner dalla sinistra di Chirico, che sorvola la traversa.
Canetti al 13° sventola col suo destro, da fuori la palla termina molto alta. Super giocata dalla sinistra di Alessio Tribuzzi, che salta un paio di uomini, calcia col destro, il tiro viene deviato sull'esterno della rete. Punizione dalla destra di Cosimo Chirico, la spizzata di Guido Gomez che però non trova alcun compagno pronto a deviare in porta. Al 23° si vede Jacoponi che prende il posto dell'infortunato Beretta. Tiro da fuori di Cuomo sugli sviluppi di una rimessa laterale sull'out di destra, ma la sua conclusione è alta. Ci prova Giron dalla sinistra per l'inserimento perfetto di Eugenio D'Ursi, ma il suo tentativo finisce alto. Eugenio D'Ursi, che aveva iniziato proprio il campionato con il Foggia ed è sua la prima rete di campionato di questa stagione con la maglia del Foggia. Ci prova anche Vladimir Golemic su una punizione dalla propria tre quarti, approfitta di Dalmasso fuori dai pali, l'estremo difensore di casa riesce però a rimediare all'ultimo facendo la sfera sua in due tempi. Rimessa laterale dalla sinistra di Maxime Giron che pesca in aria Vladimir Golemic, capitano controlla, calcia di destro ma Kontek respinge in scivolata. Primo ammonito dell'incontro, Bjarkason che ha fermato una ripartenza proprio di Eugenio D'Ursi, viene concesso un minuto di recupero e poi squadre negli spogliatoi sul risultato a reti inviolate di 0-0. Rimessa, si riparte con la stessa formazione. Al 51esimo si vede un rasoterra di destro di Schenetti, da fuori la palla è ampiamente al lato. Poi è Jacoponi che si smarca in aria, calcia provvidenziale l'intervento in scivolata di Vladimir Golemic che devia in angolo. Sul corner successivo Peterman ci prova dal limite ma manda alto sulla traversa. Angolo dalla sinistra di Cosimo Chirico con Vasil Mogos che schiaccia di testa ma non prende la porta. Chirico innesca col tacco Vasil Mogos che dal fondo mette una gran palla al centro per Alessio Tribuzzi che non ci arriva per un soffio. Al 65esimo il vantaggio dei rossoneri garganici con Peralta. Jacoponi dalla sinistra pesca proprio Peralta al centro che controlla e supera l'incolpevole Paolo Branduani. Si infortuna Peterman e Deglio Rossi corre ai ripari mettendo dentro Vacca. Zauli arriva a rimediare con un doppio cambio, dentro Augusto Scarbo e Jacopo Cernigoi, fuori Eugenio D'Ursi e Guido Gomez. Con il Crotone che prova a reagire con un sinistro da fuori Mattia Vitale, però si spegne sul lato. Jacoponi riceve sulla sinistra, si accentra e calcia di destro ma la palla sfiora il palo. Ancora gli squali con un colpo di testa di Vasil Mogos dopo un ottimo inserimento dalla destra sul cross di Maxime Giron ma la sfera rotola fuori. Bjarkason all'80esimo si infila in aria in forte sospetto di fuorigioco, fa dura gli squali, ipnotizza Branduani e poi fa ripartire anche l'azione dei suoi. Dentro anche Carraro e Luca Calapai che rilevano Mattia Vitale e l'acciaccato Cosimo Chirico, mentre Deglio Rossi risponde con Di Noia e Di Pasquale al posto di Schenetti e Costa.
Pochi minuti dopo, Crialese, Carlo Crialese prende il posto di Maxime Giron. Super parata di Dal Masso sul colpo di testa di Jacopo Cernigori, l'arbitro vede però una spinta dell'attaccante rosso-blu. Vengono assegnati 5 minuti di recupero. Nel frattempo Capitan Vladimir Golemic in sospetta posizione di fuorigioco riesce a segnare sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla tre quarti di Jacopo Petriccioni. Rete annullata per sospetta posizione di fuorigioco. E a questo punto scoppia un parapiglia per continue perdite di tempo dei padroni di casa. Ne fanno le spese Augusto Scarbò e un componente della panchina del Foggia. Anche Mogos viene ammonito, Vasil Mogos. E al 97esimo arriva il fischio finale del signor Mario Perri, che manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per il Foggia. Ci avete seguiti tramite i soliti canali, quelli alternativi, i canali anche dei circuiti di supervisione in diretta su RDA Radio 1, circuito Spreaker, podcast player che vanta anche RSE, la collaborazione storica con Regio dei Borboni 7 da Reggio Calabria. Qui vanno i nostri saluti. Ancora la collaborazione che sta per diventare storica, ma che già storicamente lo era in modulazione di frequenza con Antenna Romana 1 tramite il circuito di onlineradiobox.com. E ancora poi il ringraziamento si deve a l'associazione delle web radio associate, il circuito Way Array, acronimo appunto di web radio associate, che vanta la presenza di Spotify Free, iHeart Radio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer e JoSavn. E ancora un ringraziamento va alla redazione di Napoli con la collaborazione della redazione giornalistica e sportiva. I canali alternativi web non finiscono qui, perché ci sono i canali di Twitter, la pagina Facebook di Fracalcio e Realtà di Original, il gruppo adesso collegato Amici cui piace Fracalcio e Realtà di Original, e i due canali YouTube di RDA Radio 1, il canale Spreaker e lo storico bis Riccardino 23. Vi ringraziamo per l'ascolto, l'appuntamento è per mercoledì sera con M91 Crotone il taccuino, i flash 4 per tempo dallo stadio Ezio Scida di Crotone per il match di ritorno tra Crotone e Foggia per questa fase nazionale, il turno di ritorno dei quarti di finale, appunto Crotone Foggia dallo stadio comunale Ezio Scida di Crotone. Dopodiché la squadra vincente, o comunque in caso di parità, passa la miglior classificata, che sarebbe in questo caso favorita il Crotone, avendo chiuso il campionato a 80 punti. Non sono previsti tempi supplementari. Zauli dovrebbe rivedere anche la presenza dell'indisponibile per questa gara Andrea De Rico, e si spera di fare tutto il possibile per poter eventualmente ribaltare la situazione e passare il turno per qualificarsi per le semifinali con la vincente della partita che verrà il ritorno tra Virtus Entella e Pescara.
Grazie per l'ascolto, buona serata e buona continuazione a tutti con i programmi di RDA Radio 1. Buonanotte da parte di Antonio Milano, il suo taccuino per M91 Crotone. Grazie a tutti e buona serata.